Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Allora, sto registrando questo video l'8 marzo, quindi intanto auguri a tutte voi, anche se questo video non uscirà mai, non uscirà mai l'8 marzo. Comunque, allora, vi volevo fare vedere i miei regali del compleanno che ho ricevuto. Nonostante penso che non siano finiti qui, però poi vi aggiornerò nel wrap up o nel book haul. Perché in realtà sono ancora indecisa su cosa autoregalarmi, cioè mi sono fatta un autoregalo fino adesso, però mi vorrei dare una calmata prima di comprare altro, dato che ho un'infinità di libri ancora da leggere a casa, anche se mi sto affrettando un po' nell'ultimo periodo, dato che con il coronavirus siamo a casa, quindi sto accelerando un pochino, però voglio comunque limitarmi un po'. Mi sono fatta appunto un solo autoregalo fino adesso e credo che rimarrà questo per il momento. Forse più avanti ne comprerò altri, però ecco, ho deciso comunque di registrare questo video adesso, perché poi se ne riparlerò, non lo so neanche io quando, e basta, perché di autoregali, ripeto, me ne farò forse fra un mese, credo. Comunque partiamo subito con il regalo che mi ha fatto la mia amica Valentina, che c'è, io l'adoro, perché si è ricordata che io non ho mai avuto, prima d'ora, un Funko Pop donna. E si è ricordata anche che io assilo sempre tutti con Game of Thrones. Grazie. E quindi mi ha regalato Daenerys Targaryen, cioè è una cosa più bella che abbia mai visto. Quindi grazie, il mio primo Funko Pop donna, cioè. Oggi pure che è l'8 marzo, ve lo posso far vedere che c'è la luce qua, anzi la minchia. E va bene, comunque Daenerys, Funko di Daenerys che io adoro e che rimetto vicino ai libri Game of Thrones. Poi un autoregalo, cioè l'autoregalo che ho fatto con i soldi che mi ha dato la nonna, che è la cortina di Rose e Spine di Sarah J. Maas, che è il primo libro della trilogia della Maas ed è anche il primo libro che io leggo della Maas. Ho letto già un capitolo e tipo ho amato tantissimo, quindi vediamo un po' se va bene o va male. Io, cioè, per il momento va bene e poi vedremo. Poi un'altra cosa che ho ricevuto per il compleanno, che non vi posso far vedere perché è a lavare, è la tazza di Harry Potter. Forse avete presente qual è la tazza di Harry Potter, quella che si scalda se mettete qualcosa di caldo dentro, quella con la mappa del malandrino, i piedi che sono di solito presenti sulla mappa del malandrino se qualcuno cammina, e la scritta in inglese, che in inglese non me la ricorderò mai bene perché io l'inglese è zero, riporto zero. Comunque avete presente qual è famosissima, famosissima proprio nel mondo e nell'universo, quindi penso che abbiate capito qual è. Comunque io adoro, cioè io pensavo fosse più piccola, giuro che dalle immagini sembra più piccola, come l'ho aperta, tipo raga, è una cosa incredibilmente alta e grande, comunque va benissimo, cioè io adoro. Cioè un'altra mia amica me l'ha regalata, Benedetta, e cioè le mie amiche mi conoscono benissimo, cioè sanno cosa mi piace e soprattutto, cioè, azzeccano sempre, io non so come fanno. Spero anch'io di azzeccare i regali. Comunque, un'altra cosa che ho ricevuto al compleanno, che però non erano destinati al compleanno, ve li faccio mostrare, cioè ve li mostro lo stesso, perché li ho ricevuti appunto al compleanno, anche se in realtà dovevano essere regali di Natale, che non ho ricevuto a Natale ma al compleanno. Ve li faccio vedere lo stesso, perché io ve li devo far vedere comunque, cioè io non posso non farvelo vedere. Comunque sempre mia amica Benedetta, che al compleanno mi ha regalato la tazza, quella che si scalda di Harry Potter, no? Con la mappa nel malandrino. Però mi ha portato anche i regali che mi doveva dare a Natale. Anch'io ovviamente le ho portato i miei regali di Natale, dato che non mi sono potuti vedere prima. Comunque mi ha comprato due DVD
che io in realtà neanche mi ricordavo di aver messo in wishlist, cioè sì, forse avevo questo bug di ricordo di averceli messi, però sinceramente io non mi ricordavo, giuro che avevo messo in particolare questi due. Iniziamo con Revolutionary Road, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, che è uscito nel 2008 in America e del gennaio 2009 in Italia, quindi sono già un po' di anni che è uscito, quasi 10 anni. Sì, no, 10 anni in realtà in Italia, 11, regà, vabbè, io la matematica, che ho appena finito di vedere, da poco, e ho amato tutto. Ho amato tutto. Non so perché non abbia mai visto questo film prima d'ora, però proprio per questo forse l'avevo aggiunto in wishlist. Meno male che la mia amica me l'ha regalato, perché altrimenti rimaneva lì e chi si è visto si è visto. E comunque questo è il primo, e poi me l'ha regalato un altro, perché ovviamente sperperiamo soldi, ok, che è forse il film che aspettavo di vedere di più in tutta la mia vita, inconsapevolmente forse, e meno male che anche questo ho visto oggi, stamattina però, ed è Buon Compleanno Mr. Grip, con protagonisti Johnny Depp e Leonardo DiCaprio, che secondo me, cioè, DiCaprio in questo film si è superato. Prima di Titanic, naturalmente, cioè, in questo film DiCaprio sta interpretando un ragazzo con portatore di handicap. Io tipo, cioè, avevo visto qualche spezzone su internet, io pensavo questo film lo devo vedere assolutamente, un giorno me lo devo vedere, e meno male che la mia amica me l'ha regalato, perché io tipo ho amato, cioè, oh, è il regalo che aspettavo di più ma senza saperlo. Comunque va bene, questi due in realtà erano i regali che dovevo ricevere a Natale, perché ho ricevuto al compleanno, però va bene. Poi facciamo vedere La Corte di Rose e Spine della Massa, che è il mio autoregalo con i soldi che mi ha dato nonna, e poi c'è naturalmente il fanco di Daenerys Targaryen di Game of Thrones e la tazza di Harry Potter, che non posso far vedere perché è sporca, l'ho usata stamattina, quindi non ve la posso far vedere sporca, cioè, però magari con qualche altro video ve la faccio vedere, perché io ho la collezione di... ecco, ragazzi, cioè, forse non sembra, ma io mi vengono idee così mentre faccio i video, forse è interessante questo video che vorrò fare, per vedere tutte le mie collezioni di tazze. Però questo non era lo scopo del video, vabbè. Comunque ve la farò vedere, la tazza, così sarete contenti al 100%. Bene, questi erano i regali che ho ricevuto al compleanno, anche se alcuni non erano per il compleanno. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. Fatemi sapere nei commenti quando è il vostro compleanno e se l'avete fatto cosa avete ricevuto, o se lo dovete ancora fare fatemi sapere cosa vi piacerebbe ricevere. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.